rollo. Blocco stradale, una manifestazione autorizzata! C'è una manifestazione, non passa! Aspettano, quando è chiesa! In Italia c'è ancora la libertà di manifestare! Non l'avete ancora cambiato! Non l'avete ancora eliminato! È giusto che si sparano i soldati quando andiamo a una parte! E questo è giusto, è come il Pakistan! Questa è una guerra in Pakistan, hanno il loro a Napoli. Quando si fa lavoro dopo ci stiamo facendo una manifestazione e la dobbiamo fare. Basta intelligenza, i camion dell'esercito. Questo è un controsenso. Cioè, io dico una cosa, dicono, ma a questo punto, siccome sono passati anche ieri, quando noi non avevamo manifestazione né assemblea, cioè io non capisco perché li devono far passare sotto al naso nostro. Allora, quello che avevamo proposto io ai funzionari che stanno qui presenti è che noi ci spostavamo di 30 metri più indietro, i camion facevano il giro per la metropolitana e tornavano indietro. Ci hanno detto e ci hanno risposto che questa cosa per loro è impossibile. E hanno detto che invece di farli passare per Santa Maria a Cubito, noi loro potevano far spostare i camion e farli salire su Toscanella. Logicamente non è che su Toscanella poi si fermano, probabilmente andranno nella cava. Allora io propongo che noi siamo qua, così come siamo. C'è un problema di ordine pubblico in tutto questo, perché una cosa è la manifestazione, una che è autorizzata, e una cosa è il blocco stradale, che logicamente non è autorizzato. Quindi noi dobbiamo essere anche coscienti se a questo punto vogliamo fare il blocco stradale. Certo che ci hanno provocato, questa è l'ennesima provocazione. Come ieri, quando sono venuti i camion dell'esercito, sono venuti 6 camion, sono stati fermi un'ora sotto la metropolitana di Chiaiano. Perché sono stati fermi un'ora? Perché logicamente anche quella è una provocazione. Anche quella è una provocazione, perché lo Stato si dimostra forte e dice: io all'1 del pomeriggio, in pieno centro di Chiaiano, con tutto quello che avete fatto voi, io sono capace di stare qua e non vi creo nessun problema. Anzi, il problema ce l'avete voi, che tanto io nella cava ci ritorno e ci vado. Quindi la mediazione loro era che loro salivano per Toscanella. Quindi capiamo cosa vogliamo fare, se rimanere qua, se fischiarcene e continuare a fare la manifestazione, ma che mi sembra un po' assurdo. Discutiamo questa proposta e capiamo quale può essere o una possibile mediazione o a questo punto sediamoci per terra. Sediamoci, io sono per sederci per terra e restare qua.